Ben godi il buono e il bello della Toscana, puntata monotematica dedicata ai giovani delle macellerie in vetrina. Guardate che studio, allestito bellissimo, guardateli, stanno lavorando per noi un gruppo di 8 giovani macellai che appartengono tutti al sistema delle macellerie in vetrina della provincia di Arezzo. Alberto Rossi però è il presidente regionale. Alberto, una curiosità, questo è il marchio, ma in tutta la regione stanno seguendo virtuosamente il progetto che avete voi fatto pilota come commercio qua di Arezzo? Allora, della provincia o no? Senti, scusa. Con grande soddisfazione ti posso dire che mercoledì prossimo, che è l'8 di giugno, abbiamo il Comitato Regionale a Firenze e sarà presente tutta la Toscana, che 3 anni fa, io no, non solo per merito mio, io ci ho messo tantissimo per riunirla, vedeva fuori da Federcanne, Confcommercio, la stessa Firenze, Grosseto, Prato, Livorno, è tutta riunita, abbiamo fatto il lavoro certosino con i progetti, Arezzo è stato comunque un progetto pilota e un fiore all'occhiello per la categoria e devo dire che oggi la Toscana è tutta riunita, quindi insieme si sta portando avanti questi progetti che sono fondamentali. Ma i ragazzi che stanno lavorando qui, che sono ormai macellai titolari comunque di macelleria insieme certo. di seconda generazione, sta lavorando lui, arriva dal Valdarno, ricordami il nome carissimo. Gabriele Singali. Allora, Gabriele, tu stai facendo adesso dei... Sto facendo dei mini hamburger. Sono partito da Manuele perché non potevano. Vai, mini hamburger. Mini hamburger con carne di vitella, un impasto di carne di vitella già condito. Da quale poi qui in questo caso hai preso delle sezioni specifiche dell'animale o è un, no, un macinato? Tutti macinato di prima qualità. Chiaro. Ma macinato. Ok. Formaggio cheddar, non so, insomma, ora va per la maggiore in questi ragazzini di 15 anni, sono tutti a cercare questo tipo di formaggio. Il colore. Vai. Sì, pomodoro e insalata gentile. Ma lo fai uno per vedere, guarnito. Panino perfetto. Certo? Guarda, guarda, panino perfetto questo, guarda là. Pomodoro e insalata gentile, guarda che spettacolo. Ta. Anche e questi poi fanno la spoletta. Parte. Vedi? Questi qui fanno parte del tipo di esperienza che voi, mettilo nel piatto così miei colleghi. Guarda, fategli la radiografia ragazzi, guarda che lavoro. Sono anche quelli per gli aperitivi. Certo, un quarto d'ora in forno e via. Sì, perché scaldando leggermente il pane apri le molecole della carne. Ecco, ditelo. Ecco, il dire il macellaio, scaldare una cosa, sono elementi più legati alla cucina, Alberto. Ormai penso che noi la cucina fa parte del nostro sì, lavoro. Sì, è vero. Non è che rubate ai chef no, nulla, no, ma certi elementi ormai... È un lavoro diverso. È un lavoro diverso, credo, no? Di conoscenza. È un lavoro di conoscenza della materia prima, quindi tutto quello che ci gira intorno comunque sia. Pauroso, guarda questi panini. Bulletti, che succede? Lui sta per lievitare, uno dei miei colleghi. Sta lievitando, sta crescendo. A sentire gli odori, guardali là. Mannaggia. E poi sai cosa? La carne e pensare primavera estate, la freschezza, perché sono prodotti. La carne te la immagini spesso d'inverno cotta, magari in griglia, no? Invece no, la carne può essere... Anche le presentazioni che sono state fatte oggi sono in funzione della stagione, quindi qua, tutta prodotti roba stagionali, freschi, ma che verso l'estate. Quindi... Gimbo, dal Valdarno stai facendo cosa, Gimbo? Io sto facendo dei dischetti di melanzana grigliata con scamorza affumicata, speck, fette a pomodoro, anzi, melanzana, pomodoro. Guardalo là. Speck, ora devo trovare la mozzarella, che il prodotto finito sarebbe questo, questo con la mozzarella e un'oliva, da abbinare a un controfiletto di vitello insieme a un controfiletto di maiale, tutto allora, arrotolato con ragazzi, dell'ardo. Questa inizia a essere, che se io la vedo fatta, ditemi se sbaglio, è arte di macelleria? Direi. Allora, due controfiletti di due carni diverse, guardate l'altezza e lo spessore, non è che voglio esaltarti, però... Secondo me la proporzione anche della grandezza di ciò che divide e contiene i due controfiletti. È lì la proporzione estetica che vuol dire che hai lavorato con grande attenzione. Qui ci vuole tempo per fare questo controfilettino. Sì, ci vuole tempo, hai detto bene te che va fatta una cosa precisa, deve essere anche alla vista deve essere gradevole, ben fatto. Guardali là, mannaggia la miseria. E questo va a finire in forno, quanto tempo ci deve stare? Una 40 minuti, però tornando al discorso diceva Alberto prima, la rapidità dei piatti, questo 10 minuti, un quarto d'ora è cotto in forno, una fetta, con la melanzana in 5 minuti, il tempo di sciogliere la mozzarella è già pronta.
Questa qui, la versione porco cane, bellissimo. Com'è che hai usato il pepe rosso, carissimo, scusami? No, questo, in verità c'è il pepe misto, cioè quello verde, lo bianco, quello rosso e delle erbette piccanti. Ok, avete scelto di aromatizzare in maniera sì, più generica. Wow, wow. Scusa, ma no, avete fatto i corsi di formazione, dai, parecchi, no, tutta sta roba. Devo fare credere, visto che ho detto... Ti ho detto prima, mi è toccato ritirare sul negozio del Sani. Che vuoi fare? Il corso me l'ha fatto il mio babbo. Izzani, eh? Ok. Izzani wow. E Alberto. E Alberto. Mannaggia, ragazzi. Allora, se io dico che la nuova generazione, grazie anche al sapere della vecchia, di parte, è un altro passo, ho detto una cattiveria? Loro hanno avuto l'umiltà di seguirci e di imparare qualcosa da noi, poi lo stanno migliorando sicuramente perché incontrano la mentalità dei giovani, hanno un modo diverso di lavorare, il mondo va avanti, il mondo è loro e quindi giustamente quello che abbiamo fatto noi 30 anni fa, la trasformazione oggi la portano avanti migliorandola chiaramente. Cioè tu stai percependo che quindi anche le forze dei 30-40 anni che oggi sono nelle macellerie di qualità e quelle che hanno una certificazione è un elemento esso stesso di arricchimento, cioè non rimane fermo il vostro lavoro, allora, anche questo come altri settori si sta innovando. Le macellerie che sono rimaste sono solo di qualità secondo me, io mi sento sicuro di dire che le macellerie che ci sono oggi sono tutte macellerie professionali, quelle che non lavoravano nel modo giusto hanno già chiuso, non hanno avuto il ricambio al momento giusto, hanno chiuso, quindi le macellerie sono tutte professionali e devo dire che questi ragazzi veramente ci stanno dimostrando, ci danno la voglia anche a noi, no? Perché come detto prima, sì, magari un'innovazione, una macchina, una spesa ci si pensa a noi, però poi loro fanno quello che è di contorno. Allora, qua Tognaccini, il figlio di Alessandro, ma il tuo nome è? Alessio. Alessio? Come mai? Avevano tutti là in famiglia tua, che era un nome del nonno anche, Alessio? No, il nonno era Dino. Ah, Dino, allora credevo. Stai facendo che cosa, Alessio? Sono degli spiedini di carne bianca, con guardateli primi là. Sono con insalata e frittata, poi abbiamo peperone, scamorza e prosciutto cotto, e poi abbiamo prosciutto cotto e mozzarella. Con una salsina sopra ci mettiamo al curry. Si possono fare in padella o anche al barbecue. Anche qui divisione diversa di tipologie di carne, ho notato sì, un paio di pollo casi. E tacchino, esatto. Pollo e tacchino, le carni bianche funzionano molto, ma in abbinata. Funzionano bene, sì, esatto. Perché comunque il pollo è tornato alla grande. Sì, molto. Sì, anche dal petto di pollo, straccetti... Sono sempre funzionali. Vedevo qui che li avete esattamente... Sì, esatto. Prima si fa dei rotoli più grandi, poi si tagliano così e vengono fuori degli spiedini. Guarda là. Che si possono fare, come detto, sia in padella anche al barbecue. Vengono bene. Mamma. Scusa, questa è una parola... Me ne tagli un pezzettino per piacere. Certo. Non posso... Allora, qui dicevamo prima gli odori, no? Eccolo là. Ora c'è Marini che sta iniziando a muovere la bocca. E Marini, mi sacrifico per te, va bene? Ok? Pezzettino, proprio un pezzettino. Ti dico, non la sprechiamo, perché questo è oro. Sei d'accordo che è oro? Certo, ci vuoi un po' di salsa verde? No! Questo deve essere... Esatto, dell'esso. Bollito della domenica della nonna. Sì, semplicissimo. Schietto, non troppo sapido, troppo... Una cosa che io, in base alla salsa che ci abbino, posso dargli una declinazione sensoriale. Esatto. Wow, ma nonna mia. Rossi, perché oggi mi guardi? Stasera non ti guardo perché ti vedo no, così. No, godo, io devo non dire. Non ti ho mai visto così, ormai si è fatto ci una trasmissione insieme. Ci sono cose che mi fanno non t'ho mai piacere visto così, a livello anche fisico, sì, perché certo. Il cibo lo devi introitare. Io ripeto, rispetto tutti, anche chi è vegano, vegetariano, sono scelte legittime, però è la libertà. Io rivendico la mia libertà di apprezzare la carne, punto. Non ho mica detto che faccio nulla di male. Oggi penso che questa trasmissione... vada in barba a tutte le cose che si sente dire perché si dimostra veramente che qui c'è qualità, professionalità, serietà. Sì, la carne... La gente deve capire come si lavora nelle macellerie. Come, bravo, che questo. Tutte le chiacchiere no, ce le stanno a zero. Le chiacchiere in giro sulla carni pompate, finte, appartengono giustamente, sempre, legittimo, c'è un sono mercato. Sono due binari paralleli, ma non si incontrano mai con noi. Di che ragioniamo? Signorina, tu sei quella più creativa, eh? La laureata, questa è una laureata in archeologia, quindi ha le ossa degli animali che sa riconoscere, ma ha fatto un cannolo. Esatto. Tu ti aspetti il cannolo siciliano il con... della pasticceria siciliana, il cannolo non al può posto mancare. Che la cosa
Sì, l'abbiamo fatto di carne. Guardalo quindi, là, ragazzi, c'è una camera che poi me lo può far vedere. Guardalo là, guardalo, te lo giro. Ragazzi, questo è un cannolo fatto di carne. Con esatto. Dentro la ricotta. Con dentro un po' di ricotta. Al posto della cioccolata ci ho messo il pepe. Esatto, ci ho messo queste, al posto delle gocce di cioccolato ci ho messo i chicchi di pepe, poi ho messo un po' di granella di pistacchio, il pomodorino e la scorza d'arancia candita. Con una spolverata di parmigiano. Parmigiano sotto. Wow, sei un mito anche tu. Complimenti. Grazie mille. Grande archeologa. Qua invece il giovanotto mio, tu sei quello delle grandi lavori. Me la fa assaggiare la brisolona. Ma volentieri. Dai, fammela assaggiare. Allora, sì, brisolona che per si chiama finocchiona per il, che è la IGP o la DOP? Una IGP la finocchiona. DOP, scusami. Sì, perché a seconda che sia DOP o IGP di Godi. Allora, questa è questo secondo me è il salume che se mi dicono toscano non è prosciutta questa, per me, Sì, certo, sì. Per un poi, toscano, Poi credo che sia un per un aretino poi. Nel Valdarno vada ancora di più che Arezzo, Valdarno penso va molto di più, a noi va un pochino forse più il salame. Sì, però la finocchiona, secondo me è un po', rispetto al salame, avendo la presenza del finocchio dentro come aromatizzante, la rende più ricca sotto l'aspetto palatale, è o no? È più difficile da fare. Questa se sbagli il finocchio, questa ti ammazza. Sbagli il finocchio, sbagli la quantità di grasso. Credo che, non lo so come la fai te, però penso che l'organo principale sia muscolo di spalla e gota. Infatti, muscolo di spalla, gota e pancia. Mi ricordi il tuo nome, carissimo. Andrea, Santa Barbara, questi valdarnesi gli piace? Gli vanno sotto, sì. Gli vanno sotto? Sì. Marini, la stai inquadrando, vero? Ma guarda lì che gli sta uscendo fuori il finocchio, che tu usi il finocchiello, se il finocchietto selvatico? Assolutamente. Lo vai a trovare, sì, quello sì, che diamo, cresce? Tutto selvatico. Ragazzi, ha un profumo e poi dopo che l'hai messa in bocca ti esce fuori l'aroma, wow! Qui stai facendo allora un pollo. Io ho disossato un ruspante nostrale, naturalmente, e l'ho fatto ripieno di peperoni, zucchine, melanzane e erbe aromatiche. Sempre le erbe aromatiche tornano prepotentemente dentro. Tu invece che hai fatto, amico mio, della zona di Indicatore? L'indicatore, mi ricordo. Nome tuo? Davide. Sei da solo, Davide, c'è fratelli? No, la mattina ho mia moglie in negozio, che lei viene dalla ristorazione e mi dà una mano con le preparazioni, soprattutto dei cotti. Ah, sushi di chi è stata l'idea? La sushi un po' di tutti, diciamo. Anche perché ho la fortuna di avere tanti amici chef, quindi collaboro con uno di loro soprattutto. Dimmi se sbaglio, anche cateri. Il mondo degli chef e dei cuochi sta guardando sempre di più con grande rispetto ai macellai. Cioè c'è, prima esisteva, passatemi il termine, 15 anni fa una divisione di categorie. Sì. Faccio questo. Oggi il mondo condividere. Tu sei macellaio, io sono cuoco, te mi dai la delle nozioni. La che... quest'anno c'è stata sulla Piazza del Gusto, che praticamente in Arezzo, ha visto in Piazza Grande un'unione di categorie, e ti anticipo una cosa che Wine Food in Progress, giusto? Sì. Alla Leopolda saremo presenti con i cuochi a novembre. Guarda che te la e lo faremo in. Guarda che. Lo faremo insieme. Con una certa persona all'inizio, quando mi ha chiamato, gli ho detto: ormai il mondo, io vorrei che facesse, ti dico, lo dico pubblicamente, il Cookie Show per i macellai, Alberto Rossi, sono sicuro che è presidente noi regionale. Saremo presenti come categoria di Leopolda a Firenze, guarda, me l'hai tirata fuori dalla bocca, era ancora questa una cosa. Ma di questa ieri è, sera. Sono uno dei. Ti già detto che io voglio anche che ci sia un Expo Wine da 8 minuti. Allora, il nostro obiettivo, dobbiamo fare il programma, però te lo anticipo, sarà quello di partire dalla materia prima fino al cookie show del macellai. Ecco. Quindi fare tutta la fase del macellai per dimostrare e fare la materia. Anche una dimostrazione di taglio quando saranno presenti il lunedì le squadre alberghiere. Perfetto. Ah, siamo alla gara, già capito tutto. Scusa se ti ho interrotto. Ma qui ormai cose... siete. Se no, voi la categoria. Qui allora, io ho notato una bardatura, in questo caso hai fatto, li hai steccati. Sì, no, a parte la steccatura, ma gli hai messo poi da una parte. Vabbè, io ho aggiunto della mentuccia fresca. Ok. Poi sono dei sesami da una parte e papavero dall'altro, dei semi di papavero dall'altra parte. Servono per fare compagnia agli arrosticini che dicevi prima sulla griglia. Quindi è una cottura veloce, molto fresca, la menta. Come mai freschezza. L'elemento della menta? Perché ha messo una menta che spara un po', spinge. Un po' da molta freschezza in bocca, quindi si cerca di. Quindi parliamo di cibi dell'estate. Sì, sì, questa è proprio una grigliatina veloce. Bravo, bella. Mi ha fatto assaggiare la sua mortadella anche lui prima, perché io l'ho assaggiate tutte. E la sua mortadella, che questa, la fate vedere che è. Che ti ho detto io? Vediamo che ti ho detto.
Ma hai detto fritto, che è granulosa, molto non granulosa è... rispetto alla classica. E quindi giustamente... di suo è un godimento da toscani. Noi toscani siamo un po' più ruvidi, sì, capito? Perché una ricerca... Ho voluto questo, anche chi ha provato a correggermi gli ho sempre detto di no. Perché se bisogna avere un prodotto industriale, si compra quello industriale. Che lo fanno bene. Non ho niente contro. C'è delle mortadelle industriali della Villani che ti inchini e poi dici: che volevi? Vieni qua. Ogni azienda ha un prodotto di punta. Anche tu, Alessandro, vieni sul finale, vieni qua. Ogni azienda ha un prodotto di punta. Quindi, e stavi dicendo la tua mortadella. Che era inutile fare un prodotto da sé per copiare uno che già c'è e ha la sua fama, appunto. Bravo, 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 complimenti, grande amico. Che volevi dire? Nulla, volevo dire che per la prima volta ho assistito al lavoro di questi giovani da dietro le quinte e devo dire che mi hanno emozionato. Te va via la voce, uno come il Zani, questo è uno che è un veramente diavolo di quelli. Sono tutti molto molto bravi, bravi. Poi avete notato, Alessandro, anche tu, schieratevi tutti e tre qui, hai notato che comunque tutti hanno una grande manualità, io ho visto che non c'è, ognuno sapeva cosa fare. Certo, anche perché sono tutti preparati, quindi non è che vengono così a caso, insomma, ecco le cose. Allora, li presentiamo nel finale, lui arrivava da, andiamo al centro, finisce tu, io sono tenuti apposta. Da indicatore, ricorda il nome? La Bottega della Carne. La Bottega della Carne. Qui invece la macelleria era? Macelleria Boni di Santa Barbara. Di Santa Barbara, ragazzi. Grandissimo, bravo. Poi qui la macelleria? Macelleria Ercoli, la Bottega delle Carni di Arezzo. Arezzo. Qui invece? Antica macelleria di Arezzo. Arezzo, antica macelleria di che zona? Via Romana. Via Romana. Ok. Quest'uomo qua che mi ha fatto i panini, mi ha fatto godere. Singali dal Levane. Levane. Salutiamo il nostro amico. E tu, Pablo, posso salutare perché mi sta simpatico da morire. Rinaldo, sì. Salve, grande Rinaldo. Scusa, ma è piccino. Ma... il Ronaldo dei macellari. È Ronaldo dei macellari. Jimbo? Macelleria delle Carnisani. Jimbo da Bucine. Che è appassionato, questo è alto. Vuoi assaggiare, Cristino? Dammelo, mi sacrifico. Questo lo devi assaggiare. Ho visto qua la Tarese, ma visto... che c'è qui in questo crostino? Questa è la Tarese macinata con l'aggiunta di agrumi e aromi. È quella crema che dicevi prima? Sì, questa crema che dicevo prima. Si macina la Tarese, si passa il cut con arancia, limone, e salva, ramerino e aglio. Allora, non c'è messo poco arancio e limone volutamente perché sennò mi tirava fuori l'acido. L'acido, sì. Infatti, io mi aspettavo di quella assata di limone. No, invece no. Un sentore, l'ho messo in bocca, l'ho sentito. Poi, come lo lavori con la lingua, mi arriva il sapore, mi rimane alla fine anche una volta inghiottito, mi torna su. Il suino, cioè la Tarese, non mi rimane l'arancio, il pepe, la Tarese. Ho fatto solo un'idea, dovrebbe essere... Se no, allora, loro due hanno fatto questa cosa, questa lavorazione, vi ho tenuto per finire, perché qui avete fatto un lavoro... Allora, questo è un petto di faraona ai porcini. Petto di faraone e porcini. E quelle là sono... Aspetta, che prima lo facciamo vedere, non so se la telecamera... Questo è il petto di faraone e porcini, Natale, va bene? Sì. Questo davanti invece... Quelle sono delle girelline di coniglio in crosta di pistacchi. Questi accanto, scusa, ormai che ci siamo... Questi sono degli involtini di presaola con ricotta, fiadelfia e rucola. Tu sei della macelleria Rossi? Il suino nostrale. Quelli di Arezzo. Quelli di Arezzo, sì. Ah, sì, li riconosci, sì. Che tu lo conosci? Sì, sei sì, fratello. Sì, chi comanda volta. Fra voi due? Io sono l'ultimo arrivato, quindi devi stare zitto. Io non comando niente. Te sei quello che risponde anche al telefono. Okay, sì. Vedi, quando telefono in macelleria è lui che risponde. Cioè, perché tu sei, se tu non rispondi mai. Io evito il telefono, possibilmente. Perché tu sei il capo. Perché sono in continuazione, quindi è... E tu rispondi. Un massacro. Sei costretto. Sì. Tu che hai fatto? Guarda qua. Allora, aspetta, sì, bravo, mi scuso. Prima dammi questa. Questa è la chianina in gelatina, che abbiamo visto prima. Chianina in gelatina. Questi sono degli straccetti di vitello. Ok, questo qua invece cos'è? Avete comprato della carne montana? Simmental? Questa è sempre la chianina in gelatina, qui l'abbiamo presentata condita e questa invece è semplice. Io l'ho assaggiata da urlo, io ho detto, certo a vederla potrebbe sembrare la carne, no, è scatola di vecchia memoria, però l'assaggio porco cane. E questo cos'è? E questa invece è una tartare mojito, sarebbe praticamente di base c'è una cialda fatta con il caramello per usare lo zucchero di canna. La tartare è fatta con carne battuta a coltello rigorosamente, condita con del lime e della menta fresca, dello zucchero in granelli per contrastare il dolce del rum. Sale, perché la carne è stata bagnata precedentemente con il rum bianco. Ok.
Quindi ogni ingrediente del mojito è dentro la tartare. Wow! E quell'altra hai fatto anche il terzo tu ormai? Venite dentro il set voi, venite in centro qua anche gli adulti. Qual era questo? Esatto. Il terzo aperitivo questo, che questo è sempre un mojito, è uno special mojito, sì, questo è fatto con un pesto di menta e pinoli, poi c'è la tartare condita rigorosamente battuta a coltello, come ha detto lui, io che ho usato lo scannello, sì, che è un pezzo molto saporito e ottimo per fare allora, la tartare. Allora, ma sentite che termini. Qua venite tutti e tre qua. Dai ragazzi. Così chiudo. Allora, siamo alla fine del programma, io ringrazio tantissimo il gruppo dei macellai, qui erano i giovani che hanno voluto portare, voi della parte adulta eravate solo meno, grandi, presenti dietro le quinte, grandi, non vecchi, ho detto vecchi? Ho detto, anche perché io ho la vostra età, quindi devo stare attento, zitto, meno muto. Macelleria in vetrina, grande progetto, Alberto Rossi, presidente regionale per Confcommercio, giusto? Confcommercio. Come si chiama Federe? Federcani Confcommercio. Allora, questi qui sono bravissimi, grazie, ci avete emozionato. Il bello e il buono insieme in tavola, siete veramente bravi in un modo schiantevole. Alla il futuro c'è alla grande. Grazie ragazzi, grazie alla regia, grazie a Natale Teci, a Claudio Caloni e grazie a Massimo e a Roberto. Insomma, ho visto come applaudono, ora mangiate. Allora,